I bambini e i ragazzi della curva probabilmente non sanno chi sono Eric Diemba Diemba e Quinton Fortune, Roy Keane e Gary Neville. Eppure Cristiano Ronaldo ha segnato il suo primo gol nei grandi campionati giocando nel Manchester United assieme a tutti loro. Era il novembre 2003 e nessuno dei calciatori che ieri occupavano la curva era nato e passata una vita. Con il settore degli ultra chiuso per squalifica, la Juve ha ospitato migliaia di iscritti alle scuole calcio nati tra il 2004 e il 2011, molti erano qui per Ronaldo. Cristiano alla prima azione ha mostrato un paio di giochini con la palla, poi un doppio passo, e i ragazzi hanno esultato come per un gol. CR7 nel gran primo tempo è stato uno spettacolo, come se si divertisse a giocare sotto la curva più giovane d'Italia. Un colpo di testa sul palo, un tiro centrale su assist di Quadrado, un altro tiro deviato in angolo. In mezzo, il gol al minuto 18 Cancelo stringe da destra e calcia, così dopo due deviazioni diventa una questione di reattività tra Ronaldo e Piontek. Punto. Il problema è che il 9 del Genoa si trova nel posto sbagliato, la sua area, nel momento sbagliato, quando i compagni hanno già fatto tre passi in avanti. Così KP9 va a vuoto e CR7 segna con il tocco più semplice e più utile del mondo. Eccolo, il suo gol numero 400 nei 5 grandi campionati europei, simbolico per due motivi. Primo, nessuno era mai arrivato a quella cifra. Secondo, quel tocco è lo specchio di una vita. Desktop minore di spent class uguale notification / spanallegri più polli dello United Gazette at Cherix link copia embed copiati potrebbero interessare anche security warning please treat the url above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook Help Center for more information. Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcune cookie o anche solo per saperne di più fai clic a qui. Accetto un nuovo CR7 Cristiano nel novembre 2003 contro il Portsmouth giocò con il vento dei 18 anni. Su YouTube ci sono le immagini entrò a 14 minuti dalla fine. Attraversò subito il campo palla al piede, poi calciò da lontanissimo senza guardare i compagni. Voleva spaccare il mondo. Dopo 4 minuti segnò con una delle sue punizioni da sinistra ed esultò correndo per il campo. Il Ronaldo di Juve Genoa è un altro calciatore. Non accelera più come un duecentista, spesso gioca a un tocco e colpisce per la presenza in area. È successo anche ieri subito prima del gol ha preso un palo con un colpo di testa su passaggio di Quadrado e nel secondo tempo è salito a colpire di testa anticipando Criscito con un movimento da numero 9. Quando ha segnato, invece di correre libero, ha fatto il segno della croce e si è messo nella sua classica posizione da statua. I bambini in curva hanno urlato con lui su. Cristiano Real 1-0 il pareggio del Genoa e gli ultimi 30 minuti. Quando Cristiano non è riuscito a fare l'eroe, hanno rovinato una serata che sembrava perfetta. Ronaldo ha ritirato il premio di miglior giocatore juventino di settembre e non può non avere sorriso pensando a Madrid. Il Real in estate lo ha lasciato andare, senza immaginare che avrebbe vissuto la maggiore crisi realizzativa in 116 anni di storia. L'unico gol di ottobre è arrivato da Marcelo, il migliore amico di Cristiano in spogliatoio. Eppure questo weekend pazzo, con le temperature da fine maggio a metà ottobre, non aveva finito. Dopo i gol di Morales e Roger al Real è arrivato quello di Besa alla Juve. I ragazzi della curva lo hanno imparato una volta per tutte e il calcio è strano.